Oggi vi parlo delle belve. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te a questa nuova lezione del corso di storia dell'arte. Oggi parliamo di un movimento artistico del Novecento molto molto importante e soprattutto molto molto di impatto. I Fauve, le belve, così furono nominati gli appartenenti a questa corrente artistica non riconosciuta da un movimento ben preciso. I Fauve fecero la loro comparsa nel 1905 al Salon d'Automne di Parigi. Naturalmente opere dei Fauve esistevano anche prima, ma non erano state riconosciute unitariamente come una sorta di corrente artistica, ma riconosciuti attraverso un aggettivo dispregiativo che li accomunava tutti, come appunto fauve, le belve, coloro che aggredivano lo spettatore attraverso le loro opere. Autore di questo termine fu il critico Vauxhall, che guardando appunto una di queste opere si sentì proprio aggredito dalla veemenza del colore. La cosa bellissima di questo movimento artistico è che non si discosta molto dall'impressionismo e dal post-impressionismo per quanto concerne i contenuti, come abbiamo visto nell'Ottocento. Se non ve lo ricordate, guardate tra le schede informazioni e troverete le lezioni precedenti. Ma la cosa che fa veramente impressione, da cui si viene aggrediti, è l'utilizzo del colore che questi artisti appartenenti a questa corrente maturano. Non è più la forma ad essere la protagonista del quadro, ma è il colore che, riempiendo gli spazi, dà forma ai soggetti. Quindi non c'è più un riempimento degli spazi definiti dal segno, ma c'è un accaparrarsi degli spazi da parte del colore. Colore che viene usato molto spesso in maniera sfacciata, vivida, con campiture molto larghe. Un altro critico, guardando proprio una di queste opere, disse: sembra che un barattolo di colore sia stato gettato violentemente su questa tela. È proprio questo quello che viene fuori dal messaggio dei Fauve. La forza del colore, la forza comunicativa del colore. È come se dall'osservazione di quelle opere si uscisse sporcati del messaggio che quel colore voleva far passare. Però, per capire meglio questa corrente artistica, devo farvi necessariamente vedere qualche opera e parlarvi di qualche rappresentante illustre che l'ha resa appunto famosa. Prima di passare però agli autori di questa corrente, diciamo che a differenza dell'Ottocento, dove la realtà veniva oggettivamente rappresentata, anche se filtrava dall'impressione dell'artista, qui è la realtà ad essere vista in maniera totalmente diversa. L'io torna al centro ed è la realtà soggettiva che viene rappresentata. Questa soggettività della realtà è data appunto dall'immissione del colore, che dà forma a quelli che sono i contenuti del messaggio e quindi i contenuti della realtà che vuole essere rappresentata. Particolarità di questo uso del colore, che può in qualche maniera essere ricondotto all'espressionismo, sempre tra le schede se non te lo ricordi, è che l'espressionismo usava il colore per tingere di toni cupi e descrivere una realtà ideologicamente pesante. Il fauvismo invece rivela sempre la gaia espressione di una Parigi latina che non è inquieta, ma che ha in sé quella gioia che ritrova in sé nei propri colori, quella gioia di vivere e di andare sempre avanti. Tra i tanti pittori che possiamo incontrare in questa lunga passeggiata nel fauvismo, troviamo sicuramente uno dei più grandi, il grande Matisse. Avevamo già visto nell'Ottocento sviluppare lo suo stile appunto nell'impressionismo, nel post-impressionismo, nel puntinismo e poi svoltare a quella che è l'utilizzo del colore puro, delle tinte a campitura e dell'utilizzo di un colore veemente, dove per esempio nel quadro ritratto con la riga verde, dove vedete ritratto appunto di una donna fatto direttamente con il colore. Sono i colori a prendere spazio sulla tela e a quindi far venire fuori il soggetto rappresentato. Ancora qui lo sfondo è a campiture a plat, quindi a zone ridotte. Tutto questo porterà Matisse a diventare quel grande fauve che ritroviamo sicuramente nella danza. Dipinto nel 1910, dove oramai la forma ha completamente lasciato la parola al colore. Il colore non soltanto delle figure che si stagliano tutte intorno alla cornice del quadro con un movimento armonico, altalenante e ritmico che quasi fa danzare gli occhi a guardarlo.
La parola viene presa da quei colori di fondo dati a campitura universale, quel verde e quel blu, che parlano all'interlocutore attraverso la loro veemenza. Qui sono i colori a dare il messaggio, il rosso, il verde e il blu, usati magistralmente all'interno dell'opera. È un decorativista, appartiene a quella linea di principio del decorativismo, dove appunto non nel senso orpellato del termine, ma nel senso di organizzazione della composizione. Vedete come tutto il quadro occupato, e tutto il quadro è occupato dal colore, e anche le zone che ci sono tra una figura e l'altra, occupate dal colore blu e verde, acquisiscono una preponderanza forte all'interno del quadro, quasi a esserne protagoniste ugualmente alle figure. Non c'è un protagonista che viene fuori più o meno degli altri. Lì forme umane e forme di sfondo comunicano questo messaggio di gioia, di danza, di movimento. L'uno non potrebbe esistere senza l'altro, il tutto crea decoro, armonizzazione su un supporto che nasce neutro e che viene poi a prendere una valenza decorativa attraverso l'uso e lo studio appropriato dei colori. Un altro quadro che mi piaceva farvi vedere è Ludo Rosa di Marquet, dove la forma rosa prende il sopravvento su tutto e dove il colore tiene banco all'interno di questa tela. Forme organizzate con corpo in orizzontale che va in contrapposizione con le linee verticali dello sfondo, tutto dato a colore. Una placida composizione armonica data dal colore che, pur se nelle forme alquanto bizzarre, è comunque sensuale. Questa sensualità ad trasporla è proprio la funzionalità del colore. Diverso invece l'uso del colore che, seppur parla con termini più pacati, in The Ren. Guardate questo quadro, Dama con camicia bianca, come viene utilizzato il colore. Innanzitutto i toni sono più pacificati, non nel senso che i toni sono meno accesi, ma nel senso che la veemenza con cui vengono immessi è più calma. Questo dipende dall'io degli artisti. Il primo era più agitato nel suo subconscio, il secondo ha una visione del mondo più placida, più pacificata, e questo viene fuori anche dall'utilizzo del colore. Vedete come il colore riesce a parlare, però lui sublima il suo messaggio attraverso tinte che sono irreali. Questo utilizzo del colore a campiture anche più piatte è quello che ci porterà via via verso quello che sarà il successivo argomento, che è proprio il cubismo. Guardate infatti come la tridimensionalità qui sta un attimino scomparendo e come i volumi si facciano si esemplifichino attraverso l'utilizzo di cromie a contrasto. Bene, penso di aver superato abbondantemente i 10 minuti, ma di avervi illustrato Le Belve, i Fauve. I Fauve sono tra i miei artisti preferiti, proprio per questo utilizzo del colore sfacciato, vigoroso, e subito dopo questi, dicevo, incontreremo quelli che forse sono i miei favoriti in assoluto, quindi rappresentanti del cubismo e il cubismo stesso. Vi do appuntamento quindi alla prossima lezione. Voi, mi raccomando, approfondite, perché queste lezioncine non sono di certo esaustive, sono solamente un sasso che butto nello stagno della vostra curiosità per muovere un po' le acque e per fare in modo che voi andiate a spulciare qualche libro. Spero di esservi stata utile. Trovate tra le schede la playlist con le lezioni precedenti. Sono pillole da 10 minuti, una al giorno non fa male, è una cura che fa solo bene di pillole. Bene, io vi aspetto su tutti i miei social, sui miei canali Ombretta e Due Cuori Una K, e naturalmente vi aspetto qui per il prossimo video. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, aiutiamo la cultura a veicolare sul tubo e soprattutto aiutiamo Arte per Te a rimanere alta nelle visualizzazioni, malgrado i contenuti pesanti che molto spesso vengono penalizzati. Quindi vi chiedo questa cortesia, condivideteli e aiutatemi, aiutate a far sì che Arte per Te rimanga un contenitore alto veramente di contenuti importanti. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grande bacio e vi rimando al prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima! Ed eccoci giunti al sorteggio dei premi di Banggood. Andrò ad estrarre con random.org. Procederò alle 4 estrazioni, una di seguito all'altra. Il primo prenderà il premio numero 1, il secondo il premio numero 2 e via via fino al 4. I commenti in totale li potete leggere qua, sono 524 più il mio stop ai commenti che vado ad eliminare immediatamente. Adesso quindi abbiamo letto 524, estrarremo con random.org uno di, abbiamo letto 524, brutta cosa l'Alzheimer, uno di 524, quindi 524.
24. Vediamo chi è che prende il premio numero 1, il numero 139. Poi il premio numero 2 sarà sempre uno di 524 e sarà il 221. Quindi il 185, quindi il 211. Adesso vado a contare chi sono i vincitori, quindi ve li dico subito dopo. Fatti tutti i conteggi, vi comunico che il premio numero 1 va a Howling Wolf, il premio numero 2 a Lara Gervasi, il premio numero 3 ad Annelie Baba e il premio numero 4 a Fabrizio Caccia. Se volete, passatevi il tempo a contare pure voi, ma vi posso assicurare che sono giusti e mi raccomando, vincitori, fatevi sentire e comunicatemi i vostri indirizzi. Tutti gli altri, non vi preoccupate, presto nuovi giveaway su Arte per te, come al solito, grazie a tutti per aver partecipato. Un bacio grande!